aggiornamento uscito poco fa, Destiny 2 update 2.2.2.2.2.2. Cambiamenti al sandbox, lame spettrali, diminuito il danno dal 60 al 52%, e out of stealth, quindi quando si è fuori dall'invisibilità. Quando si è dentro la invisibilità è stato nerfato anche quello, è passato dal 62 al 54.4 addirittura. La durata della super fuori, sempre dall'invisibilità, senza attacchi, quindi senza fare niente, è stata abbassata da 17.5 secondi a 14.5 secondi. E la durata della super quando si è invisibili senza essere attaccati, senza fare nessun attacco, passa da 26.6 secondi a 23.5. Quindi durata e attacchi appunto sono stati diminuiti. In più il costo, quanta super ci ruba, ci toglie, quanta super ci ruba fare un attacco leggero, quindi R1 o pulsante per mouse, è stato aumentato del 50%. Quindi questo più le durate dovrebbe decisamente far durare la super molto meno. In realtà il danno non è che sia, cioè è un buon, qua abbiamo un 8% qua pure, quindi insomma. Passiamo allo stregone Void Walker, è stato fissato un bug dove questo l'avevamo già visto, dove praticamente a volte superato un portale il blink non funzionava. Sinceramente non mi è mai capitato, però sappiate che è così. E per quanto riguarda lo Stormcaller, quindi quella ad arco, è stato fixato un bug praticamente Chaos Reach, cioè quindi la super nuova, la onda energetica non faceva danno ai nemici affetti da altri status, come poteva essere per esempio quello dell'aculeo, oppure la freccia del cacciatore. Poi armi e armature, queste qua è roba che abbiamo già visto, come la dinastia venstiana che non poteva essere full masterwork. Cazzate. Lore, questo è un altro fix che praticamente dovevano mettere a posto, che praticamente parla della sfida ascendente, che a volte non davano la lore della città sognante, adesso dovrebbe essere sistemato. Hanno sistemato la taglia di Xur, quindi adesso funziona. Hanno sistemato una taglia di Gambit Prime, quindi di Azzard Eccelso, Sentries Old Line, where all the boss's enemy were unintentionally contributing toward bounty progress. Insomma, c'era questa taglia che non funzionava bene quando si dovevano fare i progressi. Ed è stata anche ribilanciata in modo che praticamente si aumenta il progresso della taglia per ogni blocker e primordiali uccisi. Trionfi. Questa roba qui pure l'avevamo già vista, il fatto che c'è il trionfo delle partite competitive nell'evento di primavera che è finito, ok? Quindi niente più granate, finito. C'erano da fare 20 sfere di luce all'interno delle competitive, si potrà comunque fare perché sarà retroattivo, quindi per quelli di voi che sono fissati con i trionfi, possono farlo anche a posteriori, quindi dopo che l'evento è finito, quindi da adesso in poi. Le medaglie, è stato sistemato un bug per quanto riguarda Massacro e Locksmith. Le medaglie che non apparivano all'interno di Azzard Eccelso. L'Iron Banner, la storia dello shader che non veniva droppato quando si smantellava. Per quanto riguarda l'Eververse, c'era l'Eververse Legendary Ghost Shell che droppava soltanto con i perk di Mercurio, è stato fixato. The Good Doggo Emote, non so qual è il good dog, quella del cane, immagino. Praticamente si poteva prendere da sorgenti strane, cioè, insomma si poteva droppare in alcune attività, adesso si potrà riprendere soltanto dall'Eververse. Insomma, regà, cioè, la patch lo sapevamo che era poca roba. La cosa importante era soltanto questa roba qui delle lame spettrali e basta. Quindi voi cacciatori con le lame spettrali, ahimè, avete ricevuto un nerf. Bisognerà provarlo per capire se in realtà è un nerf che fa male al PvP di questa sottoclasse oppure no. Da quello che vedo, il danno non è che sia proprio troppo diminuito. Quello che hanno nerfato tanto è la durata, sia in termini di secondi, sia
in termini di costi della super quando si fa un attacco, e quindi potrebbe essere brutale, però dobbiamo provarlo. Il resto, fix e quant'altro. Questa è la patch 2.2.2, in attesa che Bungie ci faccia sapere qualcosa del prossimo futuro. Ah, Lula the Not Forgotten, è vero. Ma Lula the Not Forgotten, non farmi confondere, è nella prossima stagione, non adesso. Prossima stagione, raga. Lula the Not Forgotten con l'arrivo del prossimo DLC, quindi a giugno, tra poco. Mi avete confuso? Questo è quanto.